Iniziamo subito, grazie per essere qui, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Vi do il bollettino e poi un paio di informazioni che penso siano utili per il vostro lavoro e anche da dare ai cittadini. I tamponi sono 524.000, sono 10.000 tamponi, 10.700 tamponi più di ieri. Qua vi dico subito una cosa, che fino a giovedì noi avremo difficoltà a processarli in laboratorio perché abbiamo la macchina rotta. Arriveranno i tecnici a Padova e quindi avremo esiti che arriveranno in ritardo, quindi tutto quello, il tema della validazione, della processazione in laboratorio subirà un rallentamento, anzi lo sta già subendo in queste ore. Purtroppo prima di giovedì non avremo la riparazione, ve lo dico perché poi uscirà anche un comunicato che spiegherà bene cosa è accaduto. Del resto sono macchine che sono progettate per fare un gran lavoro, ma non progettate per lavorare su tre turni H24 per 90 giorni di seguito, per cui qualche guaio, diciamo che le abbiamo collaudate noi. Isolamento, sono 3.639. E sono 231 in meno rispetto a ieri, se ne escono ancora altre 230 persone di isolamento. Vedete, questo è un dato che cala quantomeno di un centinaio al giorno, meno 231 rispetto a ieri. Il numero dei positivi è 18.997, quasi 19.000. Scusate, vado un po' veloce perché oggi abbiamo un po' di impegni. 47 persone in più. Abbiamo i ricoverati, sono 577 e meno 15. Le terapie intensive sono 44 pazienti. Fra l'altro dei 44, 18 sono positivi Covid. Quindi in teoria noi dovremmo segnalare 18 coronavirus in terapia intensiva. Vedete che il dato è andato giù bene, basti pensare che avevamo di terapie intensive il 3 di maggio erano 99, vedete la differenza. I dimessi sono 3.201, altre 14 persone sono state dimesse rispetto a ieri. I morti sono in totale 1.820, ovvero 1.329 in ospedale. Il totale è 1.820, 1.329 in ospedale, sono più 7. I nati sono 95. Detto questo, guardate, noi stiamo seguendo, anche con un po' di ansia, non ve lo nego, l'evoluzione di questo anti-lockdown, come qualcuno lo chiama, no? Di questa apertura importante che c'è stata. E non nego che ci sono arrivati, penso e sarà capitato anche a voi, arrivate decine e decine di foto, e meglio ancora di video, dei centri delle nostre città dove c'è movida a cielo aperto. Io non ho nulla contro la festa, la movida, però il tema degli assembramenti prima, due, il tema dell'uso della mascherina, sono due condizioni sine qua non per fare in modo che ci sia messa in sicurezza. L'ho detto anche ieri, vorrei ricordare ai cittadini che la mascherina e le regole non devono essere vissute come delle coercizioni o delle attività da regime, ma è la necessità di dire che i due elementi salvavita sono proprio le indicazioni che si danno a tutela dei cittadini. Perché il vento le dà con forza? Le dà con forza di persuasione per un semplice motivo, perché noi abbiamo fatto la scelta di aprire in maniera importante. Si chiede questo sacrificio. Io trovo anche assurdo, perdonatemi se lo dico, trovo anche assurdo sentire il Presidente della Regione che ogni giorno sta qui a dire portate la mascherina. Insomma, vedere, ieri sera ho risposto a un amico che mi ha mandato un video, anzi mi ha mandato delle foto, c'è un sacco di persone senza mascherina con lo spritz in mano. Boh. Io ho detto guarda, ho scritto due frasi, li aspetteremo alle porte dell'ospedale, e la cosa che fa più male
E pensare che molte di queste persone magari sono le stesse che poi vanno a fare la morale sui social rispetto alla qualunque, qualsiasi roba va bene per richiamare il senso di comunità, il senso di rispetto civico. Questo è il senso di rispetto civico che è zero. E la cosa che mi fa più male è che ci sono ragazzi che mi mandano i video. Questa mattina una ragazza ha mandato un video e ha detto: ma scusi, io ho fatto 3 mesi chiusa in casa per arrivare a questa situazione qui. Allora a questo punto le dico che era meglio che non ci lasciasse nessuna concessione e stavamo in casa finché non era finita. Allora, ve l'ho detto anche ieri, il virus probabilmente non ha più un mitragliatore a disposizione, non ha più un sacco di proiettili, però è un eccellente cecchino. Gli basta un proiettile per colpire una persona. Allora, se qualcuno sta coccolando l'idea, galvanizzato dal fatto che si è aperto, galvanizzato dal fatto che comunque legge da qualche parte che la sua piscina è aperta, che la palestra è aperta, che la spiaggia verrà aperta, che il bar sotto casa è aperto, che il ristorante viene aperto o quant'altro, e dice: beh, è finito tutto, vi dico che siete sulla strada sbagliata. Allora, per carità, possiamo anche affidarci al buon Dio o alla fortuna per chi non crede e diciamo: boh, sarà una roulette russa, la proviamo, abbiamo nel tamburo un proiettile, abbiamo 5 possibilità, probabilmente finirà che il virus non ci contagia e abbiamo fatto bene a non rispettare le regole. Ma se il virus ci contagia, noi riempiamo gli ospedali. Forse qualcuno non l'ha capito, noi riempiamo gli ospedali. Capite che passiamo questa responsabilità dall'ospedale all'individuo. Cioè, la responsabilità esce, perché quando si svuota l'ospedale non è più una responsabilità sanitaria di chi ha il processo delle cure in mano, ma torna in capo a noi. Quante volte rivendichiamo la libertà e la possibilità di decidere del nostro futuro? Beh, se questa decisione è il nostro futuro, qualcosa avrei da ridire. Io non sono chiamato a fare prediche paternalistiche e non sono neanche chiamato a attivare percorsi di rispetto delle regole. Vi dico che le regole di ingaggio sono chiare. Il rischio di non rispettare le regole è il ricontagio. Punto. E poi guardate, a me basta a questo punto che resti agli atti questo discorso. Lo dico tutti i giorni, ma non per lavarmene le mani, per dire che poi è inutile rivendicare diritti se quando c'è un minimo di dovere di dover rispettare delle regole da qui al 2 di giugno in libertà, perché voglio ricordarvi, in totale libertà. Che senso ha che voi veniate qui con la mascherina? Nessuno, no? Perché se questo è il principio, buttiamo via tutti la mascherina. Allora, io penso che faccio questo appello ancora ai cittadini e ai ragazzi, a tutti. Guardate, dobbiamo fare in modo di stringere ancora, far quadrato e rispettare le regole. E comunque la contabilità ce l'avremo nel giro di 8 giorni, ormai 2 giorni sono passati, in 10 giorni io li vedo i contagi. Se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, richiuderemo le palestre, chiuderemo le spiagge, chiuderemo le aziende, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone. È questo che vogliamo? Io decisamente no, non ho incontrato nessun cittadino che mi dice che vuol tornare al lockdown. E allora un minimo di impegno, ragazzi, dai, un minimo di impegno. Si può andare al bar, si può fare anche con gli amici, ma non serve fare l'happy hour come lo facevamo prima del virus. E poi è un sacrificio, scusatemi. Capisco se uno ti certifica e ti dice: guarda, da qui all'infinito vivremo così, vivremo con il virus, con le mascherine. Allora uno dice: vabbè, a questo punto faccio una scelta di vita, mi butto. Ma la verità è che questo virus se ne andrà, io spero anche velocemente, e allora facciamo sto minimo di sacrificio. Abbiamo avuto 1820 persone che hanno perso la vita. Lo dico ai complottisti, ai terrapiattisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni, ma almeno un po' di rispetto per i morti. Un po' di rispetto per i morti. E chiedere troppo? Poi tu puoi anche pensare che la Terra sia piatta, che non sia un geoide, puoi anche pensare che il Sole gira attorno alla Terra, che Galileo si sia sbagliato, puoi pensare un sacco di robe, ma almeno rispetto per i morti. Quando fate e dite le vostre idee che sono contro tutto il sistema, il grande fratello, e i grandi circoli dei potenti, tutte queste robe, l'invenzione, quando vi vengono in mente queste robe, pensate ai morti. Io spero che vi frenino un po'
questo pensiero che vi freni. 1820 persone, l'età media 82 anni, questa è la strage dei nonni. Dico loro che invece di fare i terrapiattisti e fare i complottisti, si sono rimboccati le maniche e hanno fatto grande questo Veneto. Questi sono quelli che sono morti. E quindi un minimo di rispetto. Guardate, vi dico questo nel senso che vedo tantissima gente con le mascherine che giustamente rivendica il rispetto delle regole, perché poi non sto descrivendo un popolo di incivili, ma come c'era scritto, ripeto, dal mio vecchio calzolaio, mi ricordo bambino andavo, c'era scritto: per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E questa è la tragedia, per colpa di qualcuno non si fa più credito a una comunità che si comporta correttamente. Voglio dirvi, annunciarvi, che siamo addirittura d'arrivo, nel senso che noi abbiamo già deliberato l'aiuto per, anzi il riconoscimento per il grande lavoro che ha fatto il mondo della sanità, sono quasi 61 milioni di euro che eroghiamo, esattamente 60.932.640, sono risorse che diamo come premio straordinario, ma più che chiamarlo premio, riconoscimento straordinario a tutti coloro che nella sanità si sono adoperati in questi mesi. Poi vi diamo nel comunicato stampa, vi diamo la suddivisione, nel senso che c'è una suddivisione rispetto ai 61 milioni da dove arrivano. Dall'altro anche come verranno erogati. Abbiamo incontrato le parti sociali, sono felice perché si è trovata una soluzione meritocratica, perché è indubbio, è innegabile che un medico, un infermiere, un operatore che lavorava alle infettive o alle terapie intensive si sia esposto a rischi rispetto alla sua salute maggiori di chi magari era adesso non voglio fare esempio, poi c'è sempre qualcuno che si arrabbia, ma era in altri reparti dell'ospedale dove i Covid non c'erano. Però comunque questo è un premio che viene spalmato su di tutti. I famosi 1000, si va fino a 1200 euro nei casi, diciamo, di maggior esposizione. Vorrei dirvi, perché siccome qualcuno quando fa le considerazioni dice ma è Zaia quando dà il premio, vorrei ricordare che per noi questo è un premio che vale molto di più in Veneto, perché non applicando noi l'addizionale IRPEF da 10 anni non abbiamo prelevato dallo stipendio di un medico che mediamente ha 20 anni di anzianità in ospedale, non abbiamo prelevato in 10 anni 4.850 euro. Se avessimo applicato l'addizionale IRPEF di minima, oggi restituiremo parte dei 4.850 euro, giusto? Invece noi diciamo che abbiamo già dato 4.850 euro, perché questo mi permetto di dirlo perché è realtà, ai quali ci sommiamo anche questo migliaio di euro. Questo è quello che può dire il Veneto rispetto al trattamento economico che dà agli operatori del mondo della sanità. Ho fatto l'esempio sullo stipendio medio di un medico che non sia neoassunto, ma che non sia neanche un primario, una roba mediana. Mi sembra l'ordine sono 80.000 euro all'anno di stipendio, 76.000, ecco, lo stipendio lordo. Quindi intanto io approfitto per ringraziarli, poi lo faremo in maniera molto più formale e vi devo anche dire che ho evitato fino ad ora, non è che ci siamo dimenticati, perché non voglio che la lettera, che secondo me è la cosa corretta da fare per ognuno dei nostri operatori, venga interpretata come la campagna elettorale. Cerchiamo di andare in un momento nel quale ci sarà serenità, ma va fatto un ringraziamento formale ad ognuno dei nostri lavoratori, perché loro sono stati la squadra che ha fatto la differenza, si sono impegnati. Guardate, io ho intenzione di portarvi qui la professoressa Tacconelli, che è un punto di riferimento importante, di portarvi qui la dottoressa De Silvestro per il plasma, di portarvi qui la dottoressa Catelana, malattie infettive, il professor Vianello e poi tutti quelli che non ho citato, il professor Plebani, Crisanti, tutti quelli che conoscete, per dire che c'è una squadra veneta che ha lavorato, che ha fatto bene il suo mestiere ed è giusto che vengano anche valorizzati davanti alle vostre telecamere e nei vostri articoli di giornale e che i veneti li conoscano, li vedano in faccia. La professoressa Tacconelli di Verona è un riferimento per un sacco di protocolli sperimentali ed è un riferimento di altissimo valore a livello di virologia,
di attività che si fanno, ed è bene che i veneti capiscano da dove poi vengono fuori. Fra l'altro posso dire, c'è un club di signore, di donne della sanità che ho tutta intenzione di valorizzare, che sono donne della sanità che io ho già coinvolto, magari qualcuno non se n'è accorto, l'ho coinvolto con i primi spot sul coronavirus. Se li andate a cercare, vedete, sono in camice, c'è la professoressa Tacconelli, Catelan e Russo, la dottoressa Russo, che vi ricordo che è colei che ha fatto il piano strategico dei tamponi e tutto il piano di sanità pubblica. Questo è quello che vi dico, quindi grazie di cuore a tutti quelli che hanno lavorato. Vi dico che sulla mobilità, e poi vi lascio parola perché il tempo stringe, sul piano della mobilità, se vi interessa, vi possiamo lasciare anche questo piccolo studio, l'anti-lockdown del lunedì 18 ha significato transiti per 5.370.000. Però se vi interessa, rispetto al lunedì, diciamo, meno trafficato, che era il 30 marzo, rispetto a quel lunedì, che è lunedì proprio che ha fatto meno transiti, noi abbiamo fatto oggi, lunedì 18, abbiamo fatto più 78,64% di transiti. Dopo vi diamo lo studio, insomma, se qualcuno interessa qualche dato in più c'è. Io avrei finito. Beh sì, no, scusami, avrei finito, avrei del... Ma sì, lasciatemi ricordare due cose che Federico mi ha organizzato qui, perché prima abbiamo visto le carte, scusate. Volevo fare gli auguri a un signore particolare che compie gli anni oggi, Noè Gottardi. Pensate, compie l'invidiabile età di 106 anni. E peraltro è un signore che ha vissuto sempre in Veneto, ha avuto 5 figli, insomma si è dato da fare, ha sempre fatto l'agricoltore, 106 anni vuol dire, insomma. E poi la signora Tina, che sempre oggi compie gli anni, 99 anni. E poi avrei un sacco di comunicazioni rispetto alle donazioni, però preferisco farle un altro giorno perché ho più tempo. Prego. Allora facciamo il solito giro, cominciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma, andiamo da sinistra verso destra, buono. Sì, Presidente, solo per capire questo, allora la Regione non ha poteri di polizia, no? Cioè, però al di là della morale sua, io mi chiedo, ci può essere una sede con i prefetti, con i comuni, in cui si può invitare a aumentare i controlli se c'è questo fenomeno di sistematica violazione delle regole sui distanziamenti e le mascherine? Ma guarda, però posso dirti, per me è un fallimento pensare che si debba riunire un tavolo per rincorrere le persone per la mascherina. Ve lo dico, cioè, mi rifiuto di arrivare a quel livello, non è uno stato di polizia, rivendichiamo tutti la democrazia in ogni istante, e ci si fermi un attimo e si pensi. Anche qui voglio ricordare che la famosa multa dai 4 ai 3 mila euro non è un'invenzione della Regione, c'è scritta in un decreto. Cioè, c'è qualcuno che pensa che ci siamo inventati una multa, e la multa non è un'invenzione perché non la può mettere la Regione, è scritta in un decreto nazionale. E la multa non te la in via teorica non te la prendi solo per la mascherina, se non ce l'hai, te la prendi per il distanziamento sociale, per l'assembramento e per tutte le regole che non rispetti. Anche in teoria, se vai anche a fare la spesa e non c'hai magari la mascherina davanti al banco dei salumi o roba del genere. Filippo, il poi giro farà uno strano percorso, visto le mani alzarsi in tempi diversi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Per quanto riguarda il premio al personale della sanità, io volevo capire se è stato raggiunto davvero un accordo. Io sì. Lo chiedo perché ieri CGL e CISL e UIL hanno annunciato questo accordo, eccetera. Oggi la stessa CGL Medici dice: noi siamo d'accordo, ma la maggior parte dei sindacati medici no. Guardate, sentite. Volevo sapere se è stato sottoscritto dalle parti. Allora, la Regione mette 61 milioni di euro sul tavolo. Mi rifiuto di entrare nelle dinamiche degli eventuali dibattiti o liti tra, diciamo, rappresentanti dei lavoratori, hanno tutti stessa dignità. Sinceramente rimando la pallina di là del tavolo e mettetevi d'accordo.
Sapete che mi metta lì io a verificare i nomi e cognomi e decidere questo un po' di più, questo. Ci sarà un principio che potranno adottare. Dico solo, facciamolo in maniera meritocratica, perché qualcuno ha anche proposto di dare una tantum spalmato come la Nutella dappertutto, è uguale a tutti. Secondo me è sbagliato. E quindi adesso vedremo, insomma. Più disponibilità di così. Ma non lo dico a te. Volevo solo sapere se era stato sottoscritto. Per noi è chiusa questa partita. Se c'è qualche dibattito che vogliono ancora fare, ma figuratevi, ben venga. L'importante è che poi alla fine si chiuda. Nel frattempo noi attendiamo anche che vengano pubblicati i due decreti, il Cura Italia e il rilancio, perché anche da quelli peschiamo il corso. Avevo due domande, poi se vogliamo domande così un po' di nicchia, però un gruppo di persone non vedenti chiede due cose. Una, che forse è già superata, dicevano noi abbiamo problemi quando entriamo in un negozio con i guanti, non riusciamo a arrivare al tatto, ma mi pare che i guanti siano ormai superati dal genere. L'igienizzazione delle mani. L'altra cosa, le chiedono, quando dà delle indicazioni pratiche, magari gesticolando, di accompagnarle da qualche parola di spiegazione. Questa era la loro richiesta. Chiaro. L'altra domanda nel merito riguarda le piscine termali, che in Veneto sono una cosa importante. Ci siamo lasciati, mi pare domenica o sabato, quando era, dicendo che per adesso le piscine termali non sono riattivate, però erano, mi pare, c'era l'impegno del governo a ridiscutere della faccenda. Cioè il tema, le piscine sono assolutamente utilizzabili, che siano pubbliche o private. Il problema delle terme sono le saune, i bagni turchi, insomma tutte quelle attività. Ma non è che se un albergo ha la piscina la può utilizzare, è una piscina appunto. Nel senso che l'ordinanza è chiara rispetto a questo. Pubblico e private con le solite regole del distanziamento, dell'igiene e via. Quindi esclude le saune, i bagni turchi. Sì. Vado a destra metaforicamente per la strada di mano. Marchioli si prepara a Milfa, poi Alba, poi Malavasi, poi Emiliano. Prego. Sì, Presidente, buongiorno. Una domanda che arriva dal mondo dell'università, da più famiglie e anche studenti. Stiamo parlando di Ca' Foscari che si sono visti aumentare la retta, ovvero all'inizio è stata posticipata e ora se la trovano aumentata, in poche parole probabilmente ci sono più rette. Sì, e quindi chiedono un intervento, insomma, in qualche modo chiedono, insomma, di poter dire, perché comunque tante famiglie si sono trovate in difficoltà, adesso dover pagare comunque una cifra superiore inizia a essere una difficoltà anche per loro. Cosa possiamo dirgli? Guardate, questo rientra nelle prerogative dell'università, cioè capisco le difficoltà, a questo si aggiunge coloro che devono pagare l'affitto per un alloggio universitario o privato per andarsi poi a vivere come studenti, che poi non hanno mai utilizzato, perché moltissimi studenti per 3 mesi non sono mai andati in sede. E è ovvio che ci vorrebbe a 360 gradi un minimo di attenzione anche rispetto a tutto questo. Allora avremo detto Milva. Buongiorno Presidente. Ciao Milva. Allora, ho fatto un piccolo giro in chiesa antropologica tra Padova e Mestre. Allora, con gli spot e i manifesti, i crisanti, i natti, della viola, che mostrano la mascherina come si mette e come si usa. Manca forse il sottotitolo, nel senso che certe spiegazioni non ci sono. Allora sono andata a verificare sul terreno guardando la gente per strada. Chi fuma, chi beve, il materiale inquinato. Con il rischio di prenderti anche una craniata, perché uno dice fa i contenitori. Se succede questo in una per strada a un vecchietto piuttosto che a qualcun altro, allora le chiederei, Presidente, con i microfoni lì davanti, di rivolgersi al popolo veneto e di spiegare perché si usa la mascherina, che il distanziamento sociale non c'entra con l'uso della mascherina, e quindi anche quando sei per strada la devi mettere sempre sul naso e sulla bocca contemporaneamente, spiegando anche perché. Grazie. Sì, ma poi magari se Federico ne porta anche una, se c'è una chirurgica.
Beh, questo l'abbiamo detto in più occasioni, grazie per la domanda. La mascherina non è un vezzo e non è neanche un atto di coercizione sociale. La mascherina salva la vita. Ormai è scientificamente dimostrato che chi ha operato al fronte, cioè nelle terapie intensive, nelle malattie infettive, nelle semi-intensive, quindi abbiamo testato i 10.000 medici della sanità del Veneto, dell'ospedale, degli ospedali, ne viene fuori che solo l'1,3% si è infettato. Cosa vuol dire? Per la proprietà transitiva, utilizzando la mascherina, il virus non arriva. Se ci pensate, questo fra l'altro è stato anche documentato dalla letteratura scientifica, che dice che il primo presidio in assoluto è la mascherina, poi il distanziamento sociale. Dopodiché, anche qui, non è che la mascherina uno la gestisce alla bisogna, ci sono delle regole per utilizzare la mascherina, che sono quelle di indossarla sempre, ovviamente fatto salvo quando uno deve bere e si ritrova da solo a casa propria o quant'altro. Adesso, per carità, non so se questa si può chiamare pubblicità progresso, diciamo che noi siamo interessati a fare in modo che i cittadini capiscano questo. Cioè, ne viene fuori anche uno spaccato di un popolo, no? Perché se stiamo qui a discutere dell'uso della mascherina come discutessimo con un malato oncologico dell'uso dei farmaci salvavita, cioè non ha nessun senso fare questi discorsi. Me lo dico per me, perché a volte provo anche imbarazzo. E la mascherina va anche poi, come si dice, indossata nella maniera migliore, cioè come dicevi te, naso e bocca coperti. E è vero che il DPCM, perché qualcuno ci dice il DPCM non prevede l'uso della mascherina, non è vero, il DPCM prevede, grazie, l'uso della mascherina negli ambienti chiusi, quindi vado in un negozio, devo indossare la mascherina e nelle condizioni in cui non si garantisce il distanziamento sociale, dice il DPCM, cioè quando non riesce a stare almeno al di sopra di un metro di distanza da un'altra persona. Il che vuol dire che se tu cammini per i centri cittadini ne incroci tante che comunque ti sfiorano, in quel caso devi portare la mascherina. La mascherina, abbiamo detto un miliardo di volte, si porta così, questo è il modo esatto, così non serve a nulla, serve solo per, è un palliativo, e così proprio è inutile. Io non so cos'altro aggiungere, lo trovo anche strano, no? Dove sta qui a parlare di mascherina, penso sempre che abbiamo avuto 1820 morti. Alda Manzan, poi Malabasi si prepara. Presidente, buongiorno. Ciao. Ieri è stato pubblicato un decreto, la sua ordinanza, scusi, per quanto riguarda la mobilità, il trasporto pubblico locale. Quindi non c'è solo Conte che pubblica a ridosso dell'inizio delle nuove disposizioni, perché l'ordinanza sua è entrata in vigore direttamente ieri, 18 su 18. Volevo chiederle cos'è la utilizzazione verticale delle sedute. La sua ordinanza dice... dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, però gli autobus sono affollati, i vaporetti sono affollati, ma la gente da ieri è tornata al lavoro, quindi ha bisogno del trasporto pubblico. Nella sua ordinanza cambia il sistema di ingresso nei mezzi pubblici, treni e quant'altro, e dice possiamo anche derogare al distanziamento di un metro con le sedute in verticale, evitando uno di fronte all'altro, fino ad una capienza massima del 50% del totale omologato. Ci può spiegare? Guarda, questa è un'ordinanza che, giustamente come capite, è stata scritta dai tecnici, no? Alla luce dei confronti che hanno fatto. Da quello che hanno spiegato a me, però, se vi serve un approfondimento fatto meglio, ve lo faccio avere, è quello della seduta che viene considerata la postazione in piedi, no? Cioè, questo è. Dopodiché, per spiegarvi bene tecnicamente la lettura dell'accordo che hanno fatto, devo farvi parlare con l'ingegner Pellegrini che ha stilato questo, quindi ben volentieri, se volete, vi metto nella condizione di averlo già in giornata. L'interpretazione autentica poi di tecnicamente come avviene questo. Resta comunque il fatto che al 50% secondo voi saranno sì. Sufficienti i mezzi pubblici per portare la gente al lavoro e quant'altro? Il 50% è riferito alla capienza, rispetto alla capienza originaria che avevano. Vi ricordo che
con l'altra modalità si era un terzo della capienza, no? Si era al 30%. Con questa nuova lettura arriviamo al 50%, ovviamente sempre in presenza di mascherina e di rispetto delle regole. Se vuoi ulteriori, ti metto in contatto con l'ingegnere Pellegrini, ma dopo la conferenza, e ti dà proprio anche gli elementi di partenza per questo lavoro. Posso sommessamente aggiungere che si parla di disposizioni nazionali del ministro concordate, non è che ce lo siamo inventati, c'è un accordo con il ministro De Micheli che ha portato a questo, non è una cosa. E Maralasi. Buongiorno. Stamattina si diceva che il ministro della famiglia delega le regioni a decidere a proposito di centri estivi di ingress anche rispetto alle date o per le modalità di poterle anticipare rispetto all'inizio di giugno o per la fine di giugno. Voglio sapere, uno, se ci sono novità in questo senso, due, nel caso mi pare di aver letto anche nel progetto regionale che si parla di gruppi di 4-5 bambini per ogni educatore, di un educatore per 4-5 bambini, se così fosse molti stanno lamentandosi, dicendo che i costi verranno insostenibili e quindi come si potrà fare. Tre, è finito, le diocesi, penso in particolare di Venezia, hanno mandato alla regione dei progetti per il resta di tempo di Covid. Se sono stati valutati e cosa se ne pensa? Sì, sì, sono stati valutati, io farò l'ordinanza in settimana, stiamo ancora attendendo di chiudere anche altre partite che non riguardano questo per fare un'ordinanza unica. E sono state valutate le proposte delle diocesi, le sta seguendo l'assessore Lanzarì, e sono state valutate anche altre opportunità, cioè cerchiamo di mettere insieme tutto quello che ci aiuta a dare una risposta alle famiglie. Si va dalla fattoria didattica dell'agriturismo all'accordo con le FISME, quindi con le scuole paritarie 0-6 anni, piuttosto che i CREST, i centri estivi o quant'altro. E dall'altro c'è da dire che i costi è la fase più critica, che è quella del carico di personale e quindi dei costi che aumentano. Anche lì stiamo tentando di mettere in piedi un sistema per cui si possa andare a attingere quei 150 milioni di euro stabiliti nel decreto. Questo è quello che posso dire. Comunque in settimana noi facciamo l'ordinanza e vi anticipo anche che contiamo di anticipare velocemente anche l'apertura dei centri estivi. Cioè settimana prossima? Se ci riusciamo sì, però attendete l'ordinanza per favore, che poi... Perché considerate che dobbiamo fare un incastro che non è da poco, perché ben venga la disponibilità del Ministro della Famiglia, ma poi c'è anche il tema sanitario e c'è il tema della scuola, insomma c'è un sacco di dibattito su questo. Sappiate che noi abbiamo realizzato penso ormai da 15 giorni le linee guida per la gestione. Emiliano, poi Maria Delia, mi scuso ma in mezzo a quella seduta non l'avevo notato, scusate. Presidente, buongiorno. Torno sull'argomento delle terme, perché in questo momento noi, oltre a seguire la conferenza stampa che stiamo vivendo, siamo anche ad Abano, c'è un sit-in proprio degli operatori del settore. Non è in sé per sé la questione delle vasche termali, perché il problema è l'introito che arriva maggiormente dalle spa, che sappiamo, come appunto rimarcava, essere chiuse. Capisco anche il problema di droga e di tutto quello che ne consegue. E quindi, nonostante gli alberghi siano aperti, gli introiti mancano e queste persone, questo indotto, è seriamente in crisi. Un altro settore che è in crisi, sembra che qualcuno sia riuscito a marzo, aprile, maggio, parlo delle partite IVA, ancora le promesse dello Stato degli aiuti, ma questi soldi non arrivano. Ma guardate, rispetto alle terme hanno assolutamente ragione, la loro preoccupazione è la nostra. Vi ricordo che il divieto di apertura di saune e bagni turchi viene dal DPCM, per cui non è una limitazione proprio formale. Dopodiché anche lì si sta spingendo affinché si possa riaprire tutto, questo è poco ma sicuro. Dall'altro sarà necessario anche vedere cosa accade sta settimana con i contagi e capire anche quale sarà la reazione del virus rispetto alla popolazione. Per quanto riguarda le partite IVA, io trovo un sacco di cittadini che mi dicono, di operatori che mi dicono, ma i 25.000 euro, alcuni mi dicono la banca mi chiama per darmeli, ma dice che nel momento in cui ce li avrò dovrò estinguere parte del mutuo che ho a mio carico, quindi quella liquidità non la vedrò mai. Altri dicono, ma mi offrono soldi,
le banche, ma a tassi che sono quelli di un mutuo, quindi dimmi subito che mi state proponendo un mutuo che ci mette a meno. Quindi non c'è una visione assolutamente proattiva rispetto a questo. Dall'altro devo dire che ieri sera ho sentito, e questa è una bella notizia, mi ha fatto venire in mente, ho sentito il dottor Pone, che è il direttore dell'INPS regionale, e devo dire che il lavoro di squadra INPS Regione Veneto oggi ci fa dire che siamo i primi a livello nazionale per aver già sbloccato i pagamenti di una cassa integrazione su due. Mi diceva il dottor Pone che per fine mese sono sbloccati tutti. E noi il lavoro di squadra l'abbiamo fatto, quindi ringrazio gli uomini e donne dell'INPS per quello che si è fatto, e ancora una volta il Veneto è primo su questa partita. Vi ricordate quando gli altri dicevano che noi dovevamo ancora iniziare? Noi siamo quelli che hanno fatto tutto di base. E quindi è una bella notizia, perché chi a casa che attende notizie sulle risorse sappia che l'INPS ha già fatto la metà dei pagamenti e provvederà, mi dice, entro fine mese l'altra metà. Questo in virtù del fatto che la Regione poi aveva fatto tutte le pratiche e tutto. Maria Zia. Ciao. Riguardo proprio la riduzione delle capienze, delle possibilità di avere clienti nei bar, insomma, su quella questione della domanda, uno si parla di rincari, per esempio a Vicenza, che le persone fanno 1,30 ogni tanto il cappuccino, le avverte un allarme? Allora, più che allarme, l'ho letto da qualche parte, però ad oggi onestamente i cittadini non ci hanno segnato. Considera che noi siamo come una spugna, no? Cioè, andiamo in assorbimento in tempo reale e ci arrivano più di un migliaio di messaggi al giorno solo sui social, ma anche di più, e al momento forse ne sarà arrivato uno, ma non c'è questa informazione, non ve lo saprei dire. Antonella Prigioni. E comunque non c'è nessuna ragione di aumentare i prezzi, questo è poco ma sicuro, cioè, se il tema è fanno bene, no, punto. Per adesso ci vuole anche un minimo, come si può, di lavoro di squadra, di senso di collettività, di comunità. Allora, Antonella Prigioni, Marchiori, ho un'altra domanda, qualcun altro, ma la base successivamente. Buongiorno Presidente, ciao. Visti ieri la questione del tracciamento, a che punto è? Ma allora, noi non abbiamo informazioni NP non pervenuta, nel senso che l'Immuni sarà il nome, non lo so, non sta arrivando. Nel frattempo noi stiamo lavorando un progetto alternativo, però al momento non posso anticipare nulla, perché prima voglio vederlo, nel senso che ho già visto il progetto, abbiamo già fatto delle correzioni, però vi dico anche la verità, dovrei vedere domani il piano e dopodiché ve ne parlerò. Diciamo che andiamo a mettere in piedi un progetto di biosorveglianza alternativo. E però non è che voglio fare il misterioso, non voglio annunciare robe che poi magari si rischia che si incaglino, perché magari non funziona la procedura. Quindi lasciatemi vedere, domani dovrei avere l'ultima riunione, dopodiché nei prossimi giorni ve ne parlo. Ma Presidente, se posso. Prego. Ma questo perché alla fin fine quella nazionale è latente, perché io ricordo bene le sue parole, vivendo qui ogni giorno alla conferenza stampa, lei preferivo qualcosa di nazionale, quindi di omologato per tutti. Sì, non è che preferivo, io vi ho semplicemente detto che quando c'è stato il dibattito ho detto, beh, chiarita la partita della privacy di tutte queste robe, perché apriti cielo, abbiamo tutti la privacy da difendere, no? Cioè, siamo tutti georeferenziati col telefonino che abbiamo in tasca. Cioè, mettiamo accetta in ogni sito che apriamo, così veniamo anche non solo georeferenziati ma anche profilati rispetto alle nostre ricerche, quindi sì. Vabbè, non importa, cioè, evidentemente nessuno se n'è accorto, però è pur vero che il problema della privacy c'è, cioè chi gestirà i dati di Immuni, però non se n'è più sentito parlare poi, no? Per cui non mi so dire nulla. Marchiori, poi Navas. Sì, Presidente, mi scusi, una richiesta che ci è arrivata proprio poco fa in redazione nel corso della conferenza stampa da parte di una telespettatrice di Solagna che lavora a Feltre. Allora, ci racconta questo. L'azienda decide test sierologici per tutti. Lei risulta positiva senza alcun sintomo.
l'azienda le chiede di rimanere a casa in malattia, ma il medico si rifiuta perché dice che essendo solo il test sierologico, anche se positivo, deve attendere l'esito del tampone. Ora lei dice che confermi o meno la positività. Lei dice che però per il tampone è in lista d'attesa, e qui viene la questione. L'azienda dice che se entro due giorni non presenta il certificato, lei potrebbe essere licenziata. E lei è disperata. Sì, ma allora, prima roba, manca un elemento. Cioè, chi ha il test sierologico positivo negli screening che si fanno nelle aziende deve essere subito inoltrato velocemente dal medico curante, questo mi sembra sia avvenuto, per il tampone. Prima roba, quando ha fatto richiesta di tampone? Questo non ce l'ha detto per... Perché se l'ha fatta stamattina avuto... potrei dire dateci il nome, cerchiamo di capire se... Ma se è roba di 5-6 giorni fa allora è grave, cioè ci manca l'elemento fondamentale. Quando è stata inviata all'ULSS per fare il tampone? Le date non le ho precisamente. Bisogna averle. Ok, grazie. Se no è difficile rispondere. Va bene. Considerate che adesso abbiamo il problema che i tamponi li facciamo in tempo reale, ma poi c'è la processazione che ha qualche difficoltà. Però penso si possa comunque, per carità, è un caso limite. Però è anche vero che forse noi come piano di sanità pubblica possiamo prevedere anche la malattia in attesa del tampone. Potrebbe essere che introduciamo anche questo elemento, perché se è per colpa nostra che la processazione va avanti piano, se la macchina è rotta, non è che possiamo sentire. A parte il fatto che penso che un'azienda che licenzia un dipendente perché dice che è positivo, la vedo, a meno che non ci siano altri fatti tra datore di lavoro e lavoratore, perché non so. Ho l'impressione che non sarebbe un licenziamento per giusta causa, sentita così. Grazie. Due questioni veloci ma complesse. Il fondo europeo da 500 miliardi di cui si è parlato ieri, ci sono delle richieste e anche dei criteri, richieste per il Veneto, i criteri che vengono dal Veneto, e d'altro canto ancora c'è la segnalazione di partite anche significative di mascherine acquistate e importate, arrivate in dogana e ancora ferme lì e difficili da sdoganare. Siccome questo tema ricorre ormai da due mesi, direi, e anche le sue parole si parlava per il limite dovuto al rischio del sequestro per uso di protezione civile, ma è possibile che da due mesi si sia ancora intagliato su questa questione? Guardate, cioè, cosa volete che vi dica? Da quante settimane ve lo sto dicendo? L'ho detto io in assoluto in prima nazionale, mi hanno detto che cioè non avevo capito come funzionava, avete visto, cioè l'ho detto fino alla fine, l'ho detto al Presidente del Consiglio, l'ho detto ai ministri, ho detto guardate che se aprite servono mascherine, i cittadini sono disposti ad andarsene a comprare, ma bisogna che arrivino container di mascherine e così si va a calmierare anche il prezzo, ma ancora valgono ancora come loro perché ce ne sono poche sul mercato e noi le continuiamo a distribuire, però questo è un problema reale. Quanto ai 500 miliardi, io non ho ancora capito quali siano le regole di ingaggio, per cui mi fermo a una valutazione che è molto macro. Dico, siccome oggi il dibattito è anche di Fiat e non Fiat, la garanzia dello Stato o quant'altro, io non sono uno che fa guerre di religione, dico semplicemente che il Veneto ha l'80% delle imprese che ha meno di 15 dipendenti, quindi il modello di sviluppo non è fordista, ma è un modello del distretto industriale diffuso, della piccola e media impresa. Dobbiamo pensare alle nostre imprese, quindi spero che tutto sia tagliato sartorialmente su quello che è la piccola e media impresa, che è il nostro tessuto produttivo che produce 160 miliardi di PIL all'anno. Luisa e Tosato. A proposito del premio per i lavoratori del mondo della sanità, quante persone riguarda e se riguarda anche quelli che sono stati assunti dopo? Sì, riguarda sì, tutti gli operatori e sono circa 54.000, 55.000, quanti sono? Sono 10.000 gli operatori e complessivamente... Vabbè, se è il dato che vi ho dato io, tranquilli, sui 54.000 sono. Tutti coloro che hanno lavorato. Ma guardate, noi siamo pronti, allora vi dico anche una suddivisione. E 20 milioni li peschiamo abbiamo tre fonti di finanziamento, Cura Italia, Rilancio, sono tutte risorse del Veneto ovviamente, cioè che spettano al Veneto, e 26 milioni direttamente anche dal bilancio regionale, comunque sono 60 milioni 932 mila.
Presidente, su questo ci sarà una nota nel dettaglio? Sì, sì, sì. Sì, ve l'ho detto prima, tranquillo. Per esempio c'è un passaggio che mi sfugge, cioè se il criterio è meritocratico non capisco perché a pioggia devono essere previsti. Perché la meritocrazia è basic, cioè base, lavoro in ospedale, top della meritocrazia, facevo manovre invasive in terapia intensiva. Però il fatto che tutti lavorassero in ospedale ci sta, insomma, cioè, diciamocelo fino in fondo, noi cittadini evitavamo di andare in ospedale se non avevamo bisogno, loro ci andavano tutte le mattine a lavorare, o tutte le sere, di notte, insomma. Dopo comunque è spiegato bene, c'è una base per tutti più un premio per chi è stato direttamente, cioè è spiegato... Vabbè, dopo avete piccolato, insomma. Sì, io non voglio essere pignolo, però non ho ancora capito se le parti abbiano sottoscritto questo accordo. Allora, alcune sicuramente sì, ad esempio... CGL e CISL. Allora, sindacati, diciamo, il comparto sì. Con le parti mediche, la dirigenza, quindi primo e secondo livello di dirigenza, quindi medici, le trattative sono avanti, si aspetta l'approvazione, la pubblicazione sul del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, che come noto quello da 55 miliardi non è ancora uscito, poi anche le parti mediche si sarebbero dette pronte a sottoscrivere, però il dibattito, diciamo, ci sono le rifiniture finali. Comunque la domanda non è aperta. Prego. Ecco, oggi si riunisce il Consiglio regionale, diciamo in carne ed ossa, dopo mesi di sedute telematiche, si parla anche di misure di sostegno, eccetera, eccetera. Come escono i conti della regione da questa vicenda? Io ricordo, Grace, dicevo a un certo punto, che parliamo ancora di settimane fa, che la spesa sanitaria straordinaria aveva superato i 100 milioni, c'erano altre spese, sì, sì. Cioè c'erano... come sono le risorse, il bilancio, come esce da questa vicenda? Ma guardate, intanto la spesa sanitaria, Covid, coronavirus, supera i 100 milioni. Dall'altro va a stabilizzare una spesa che avremo tutti gli anni di più 35 milioni per le assunzioni, per i 1000 posti in più che abbiamo creato. Noi ne usciamo massacrati. Cioè, se non arrivano risorse a ristoro, ne usciamo massacrati. Ma lo dico perché noi abbiamo sempre avuto una gestione dei conti assolutamente certosina. Non va in default il Veneto, però insomma voi capite che in qualsiasi famiglia, per quanta gestione ci sia, se ti arriva una roba del genere che ti mangia gli stipendi di oltre 12 mesi di tutti i componenti della famiglia, capisci che ti sballa il bilancio, questo sì, ne verremo fuori. E contiamo moltissimo sul fatto che ci sia una redistribuzione del Fondo Nazionale e contiamo anche che arrivino risorse per il rilancio di tutto quello che sono gli investimenti nella sanità. Questa vicenda ci ha insegnato che gli investimenti nella sanità debbono essere una cosa prioritaria sulla quale investire. Io con questo sono Emiliano Marchioli, continuiamo perché il Presidente ha molti impegni, se non... Già, Presidente, solo per alleggerire il discorso se posso. Prego. Si ricorda che scherzosamente le parlai in spiaggia dei famosi plexiglass, dopo avevamo dibattuto anche a tavola con Amoroso, con il Separé. Guardi, leggevo proprio di un'agenzia di ieri, attenzione che è un trevigiano, un imprenditore trevigiano, sembra che abbia creato un dispositivo che si pone tra le poltrone, sto parlando di cinema, antibatterico, quindi è anche la scusa per parlare della riapertura dei cinema e di chi in questo momento... Guarda, la partita dei cinema, dei teatri, dei grandi luoghi di assembramento, dei concerti e del quant'altro, è una partita che assolutamente verrà affrontata. Ad oggi si immagina che possano essere... tra le ultime attività assieme alle discoteche da aprirsi la volta di metà giugno, però tutto quello che si può anticipare si anticipa in ragione dei dati che avremo dal punto di vista sanitario. Questo presidio Made in Veneto ben venga? Ma c'è anche il mio paesano, no, nel senso che si tratta di una soluzione che però è una soluzione gestibile, cioè una soluzione, diciamo, che aiuta a vivere meglio, perché non incasina la vita come il plexiglass in spiaggia, dai, è un'altra roba. Grazie. Posso?
Ecco, no, scusi Presidente, mi hanno dato delucidazioni su questa signora. Da sì. Ieri è a casa, il medico però non le vuole fare questo certificato perché lui dice, a parte l'esito del sierologico, finché non ho il tampone non faccio questo certificato. Però non sappiamo quando ha chiesto di fare il tampone, è questo che serve a noi. Ok. Cioè, è fondamentale sapere quando ha chiesto di fare il tampone. La data, adesso l'ora e io sì. Provvedo a verificare. Va bene, facciamo così. Beh, data, nome e cognome, verifichiamo subito dov'è il tampone di questa signora. Perfetto, grazie. Prego. Gli assessori. No, è consiglio regionale. Sono a consiglio regionale. E quindi sono bloccati. Dovete scusarmi, ma devo andare. Luca. Grazie, buona giornata. Anche a lei, grazie.